arrivata a Guspini era bionica, era guardata sempre da tutti in una maniera, perché era una ragazza diversa, completamente diversa dagli altri, cioè una donna che andava solo in bicicletta, andava su ad Arbus, questa salita pazzesca a scuola, sempre in bici, inverno, estate, cioè è sempre stata una fuori classe. Qui ci troviamo nelle case accorte del comune di Guspini, un luogo che noi abbiamo scelto per metterci dentro tutti i nostri saperi creativi, le nostre produzioni innovative di tante aziende che lavorano in distretto di filiera, scambiando saperi, competenze, facendo ricerca condivisa. Questi sono tutti locali recuperati e riempiti, restituiti alla collettività, alla comunità, come giusto che siano. D'altronde il comune vuol dire anche mettere in comune competenze, saperi, i doni di ciascuno di noi. Questa l'abbiamo chiamata sala parto ed è una sala dove vengono presentate le innovazioni. Quindi ogni volta che nasce un'idea, un progetto, un nuovo prodotto, qui viene tenuto a battesimo. Mi chiamo Daniela Ducato, abito qui a Guspini, un bel paese del Medio Campidano della Sardegna, e mi occupo di bioedilizia, di produrre materiali con le eccedenze, i doni, che vengono chiamati scarti, che io chiamo doni di madre natura, quindi le sottolavorazioni della lana, del latte, del miele, anche degli agrumi, di questi bellissimi doni della natura. Daniela mi ha dato subito l'impressione di un posto di idee che dovevano però essere sviluppate e concretizzate. Questo posto di idea è come il pozzo dell'acqua, più attingi acqua più ne esce. Qui abbiamo un patrimonio ovino che corrisponde più o meno in questa zona a quasi 5 pecore per abitante e quindi siamo quelli che possono vantare questo record. Chiaramente il nostro paesaggio è costellato di pecore, ne vediamo dappertutto, ovunque. E più pecore vuol dire anche meno cemento, le pecore in realtà ci aiutano a custodire il paesaggio. Tutto ciò diventa bello, importante, non solo per l'ambiente, ma proprio per l'imprenditoria locale, perché con queste produzioni eccedenti noi possiamo realizzare dei prodotti innovativi, quindi con le eccedenze dell'agricoltura possiamo realizzare prodotti di eccellenza per l'architettura. Questo è il coibente, fono isolante, fono assorbente, in solo lana di pecora sarda, che è la migliore per uso in edilizia, in quanto ha il pelo più grosso che esista tra le razze di pecore di tutto il mondo. Oltre a difenderci dal caldo e dal freddo, assicura un ottimo benessere igrometrico, perché un altro aspetto molto importante è quello di regolare l'umidità all'interno degli ambienti e una difesa dall'inquinamento elettromagnetico. Uniamo all'eccellenza termica anche quella della salute, dell'ambiente, delle persone e del pianeta. Per quanto riguarda la lana di pecora, c'era una parte che non viene utilizzata nell'industria tessile, che è appunto quella parte chiamata di scarto, e chiaramente bruciarla vuol dire, cioè conferirla come rifiuto, vuol dire un costo altissimo, infatti viene definita rifiuto speciale perché brucia ad altissime temperature, quindi immaginiamo quanto inquinamento produce, invece quella parte scartata dal tessile diventa per noi straordinaria per fare l'ecoibentazione delle case. E quindi abbiamo fatto sinergia con questa azienda del tessile industriale che già esisteva in Sardegna. Il funzionamento di queste macchine ha lo stesso meccanismo di quello che è il beccare delle petirosso. Questa visione del nido è stata la visione di una bambina. Questa bambina mi ha fatto vedere questi nidi che erano stati buttati giù dal comune che aveva tirato giù tanti alberi, mi ha portato questi nidi, me li ha fatti vedere e poi me li ha fatti ascoltare come si ascolta il mare dentro una conchiglia. Mi ha messo questi nidi così
E io in quel momento ho sentito qualcosa dentro di me, ho sentito il mio cuore, ho guardato questi nidi e ho guardato queste architetture perfette. Ho detto, ma se un uccello riesce a mettere insieme la lana, la terra, la paglia, a fare un'architettura che deve continuare, deve aiutare il proseguo della vita, perché noi non potremmo fare delle case così? Siamo 70 aziende italiane adesso, siamo partiti con 40 aziende sarde e dalla prima esperienza positiva abbiamo detto, ma perché non allargare? Così ho iniziato a scambiato. Arrivano qui camion carichi di merce, prima dalla Sardegna ripartivano vuoti, adesso ripartono con questi prodotti di eccellenza della bioedilizia. Siamo in tutto 570 persone e alcune di queste avrebbero dovuto chiudere le loro attività. Quindi non solo diciamo un incremento di nuovi posti di lavoro, ma di questi tempi è utile anche parlare di mantenimento dei posti di lavoro, cioè evitare che delle aziende anche molto piccole potessero chiudere perché schiacciate dalle multinazionali. La nostra iniziativa è nata con zero denaro pubblico, e avremmo potuto averlo, ma avremmo dovuto far partenariati con aziende fatiscenti, con solidi padrini politici, ma aziende fatiscenti, mentre noi abbiamo voluto fare alleanze con aziende che invece esistono e che a loro volta hanno fatto le loro aziende senza sperpero di denaro. Io e Oscar, mio marito, ci siamo conosciuti proprio in conservatorio e insieme condividiamo il progetto, l'abbiamo realizzato insieme, lo portiamo avanti insieme con tutte le sue innovazioni.